La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stab. Chiama il numero 340 7559 392. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stab, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stab, l'unica. La scelta vincente. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stab. Chiama il numero 340 7559 392. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stab, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stab, l'unica. La scelta vincente. Bene, entriamo nel vivo della puntata riguardo il mercato giallorosso. Dopo il colpo a sorpresa riguardo l'acquisto di Héctor Moreno, lo ricordo, forte centrale messicano, il DS Monchi sembra non fermarsi e fa arrivare alla corte giallorossa anche il fortissimo 22enne Rick Karsdorp, talento olandese, in forza al Feyenoord. Lo ricordiamo, un giocatore classe 95, altezza 1,82 per 80 di peso, quindi veramente una forza devastante alla causa giallorossa, in forza alla causa giallorossa. Ha iniziato, lo ricordo, giovanissimo con il Feyenoord, ha fatto tutta la trafila fino ad esordire nella massima serie olandese, dove nella stagione 2015-2016 ottiene una Coppa d'Olanda. Poi è un giocatore che ha qualità fisiche e atletiche ed una buona tecnica. In fase offensiva addirittura si contraddistingue per la visione di gioco. È un giocatore, insomma, amici di RDA Radio, che ha voluto fortemente sia il DS Monchi, ma che ha seguito le indicazioni del nuovo tecnico mister Eusebio Di Francesco e che lo ha voluto tutti i costi alla squadra giallorossa. Quindi è un giocatore che sembra il suo destino essere segnato, perché lo ricordo, Karsdorp affrontò la Roma nei sedicesimi di Europa League nel febbraio del 2015, dove purtroppo i tanti tifosi olandesi che seguirono la squadra all'Olimpico qui a Roma, purtroppo si riversarono in Piazza di Spagna e deturparono anche la barcaccia. Ma cambiamo decisamente argomento, ritorniamo in tema di calcio mercato. Altra operazione importante, ma qui è soltanto da definire, quella di Manolas e Paredes, che sembrano essere destinati ormai allo Zenit. Manolas addirittura ormai il contratto in cassaforte per quanto riguarda l'acquisizione presso la squadra russa. Paredes, e qui lo dice il suo agente Sabag, ci sono ancora dei dettagli da definire e nelle prossime ore se ne saprà sicuramente molto di più. Un'altra operazione, ma qui manca veramente da mettere la firma, è il rientro di Pellegrini, talentuoso giocatore italiano, difensore centrale, alla corte di Eusebio Di Francesco, che lo ha voluto fortemente dopo averlo allenato e lanciato in quel di Sassuolo. E adesso lo ricordiamo, Pellegrini è impegnato con l'Under 21, dove tra le altre cose ha anche realizzato un bellissimo gol contro la Germania. Lui non vede l'ora di arrivare a Roma, di conoscere i nuovi compagni, e per lui è un gradito ritorno. Quindi è abituato a Trigoria, ci ha giocato diversi anni con la Primavera, quindi per lui un gradito ritorno. I tifosi non vedono l'ora di vederlo all'opera, di vederlo giocare, ma soprattutto è un talento in cui crede molto la società giallorossa, in primis chiaramente l'allenatore Eusebio Di Francesco, che lo ha lanciato. Addirittura l'agente del calciatore Gianpiero Focetta è in ritiro con lui per definire i dettagli di questa operazione. Un'altra indiscrezione importante, ma questa è dell'ultima ora, si tratta del centrocampista del Lione Gonalons, che avrebbe detto sì all'offerta dei giallorossi di 2 milioni più bonus per un contratto che va dai 3 ai 4 anni.
La Roma ha già presentato la propria offerta ai dirigenti del club francese, che si basa intorno ai 4-5 milioni, e addirittura un primo approccio ci sarebbe stato con la dirigenza francese a Trigoria, dove l'agente del giocatore Frédéric Guerra ha incontrato appunto gli stessi dirigenti giallorossi e le parti si rivedranno per arrivare ad un accordo. Il calciatore, lo ricordo, è anche capitano del Lione, ha un contratto in scadenza a giugno del 2018 e si sarebbe presentato, pensate, addirittura in ritiro con la propria squadra con la chiara intenzione di dire addio. Per quanto riguarda invece la dirigenza, è importante ricordare un altro graditissimo ritorno, che è quello di Morgan De Santis, ex portiere della Roma in forza al Monaco e che tra l'altro l'anno scorso ha vinto anche il campionato di Francia. Dovrebbe quindi ritornare alla corte giallorossa. DS Monchi e Eusebio Di Francesco lo aspettano a braccia aperte, perché per lui c'è un importante ruolo da ricoprire in società. Per quanto riguarda invece il capitolo cessioni, Monchi fissa il prezzo per Mario Rui. È sicuro che Mario Rui lascerà Roma per il Napoli, perché lì c'è da ad attenderlo mister Sarri, che lo ha voluto fortemente e che quindi si aspetta che la valutazione iniziale di Monchi, che parte da 14 milioni di euro, possa scendere, perché sul piatto della bilancia dall'altra parte risponde il presidente De Laurentiis, che dice: io posso spendere fino a 8 milioni, ma comunque ci saranno da limare alcune distanze e sicuramente questa operazione si farà. Bene amici, adesso è giunto il momento anche di parlare del Frosinone, che è vicino per a chiudere la trattativa per Andrea Beghetto. Beghetto, lo ricordo, un giocatore che appartiene al Genoa, che lo ha prelevato dalla SPAL, ma il Genoa lo ha fatto giocare con il contagoccia, lui vuole più spazio e il Frosinone potrebbe dargli questa importante possibilità, quello di dargli più continuità e quindi di farlo giocare di più, visto che è un giovane figlio d'arte. Il padre ha calcato per diversi anni i palcoscenici della Serie A, quindi lui sicuramente vorrebbe più Frosinone rispetto a Genoa, che l'ha fatto esordire nella massima serie, ma nelle prossime ore se ne saprà molto di più. Bene, poi un'altra situazione che sta curando la società canarina è quella di riportare Raffaele Maiello a Frosinone, e questa trattativa è in uno stato molto avanzato. Però deve fare attenzione la società frosinate, perché agli occhi addosso di questo giocatore c'è anche il Bari del nuovo allenatore Grosso, che lo vorrebbe portare appunto verso la società pugliese. Ma si sa che Maiello l'ha sempre detto anche prima di finire il campionato: mi trovo bene a Frosinone, voglio continuare a Frosinone, mi piace la città, mi piacciono i tifosi, quindi sicuramente questa trattativa andrà in porto e Maiello risulterà essere addirittura un rinforzo per la nuova squadra che l'allenatore Longo sta creando. Per quanto riguarda invece il tema cessioni riguardo al Frosinone, c'è Kranić, che è indubbiamente appetito da molta Serie B. Sì, infatti molte squadre del campionato cadetto hanno messo gli occhi addosso a questo giocatore, lo ricordo, appena 22 anni, che nelle ultime due stagioni ha conquistato una promozione e ne ha sfiorata una seconda. Addirittura ancora anche qui il Bari di Fabio Grosso sembra aver preso la strada che vorrebbe Kranić farlo arrivare presso la società pugliese. E i prossimi giorni saranno decisivi per sapere Kranić dove andrà. Un'ultima situazione importante che riguarda il Frosinone è la collaborazione e la disponibilità che il primo cittadino di Avellino, Paolo Foti, dà al club gialloblu del Frosinone, perché ancora il Benito Stirpe fiore all'occhiello della città, lo stadio nuovo che ospiterà le partite casalinghe della squadra giociara, sicuramente non sarà pronto per l'inizio
della Coppa Italia, ma soprattutto del campionato cadetto. Quindi Avellino, in testa il primo cittadino Paolo Foti, si adopera per ospitare appunto il Frosinone nelle prime partite sia di Coppa Italia che di campionato. Quindi un grazie doveroso veramente a questa disponibilità e collaborazione che si farà. Bene, amici cari di RDA Radio, siamo giunti ai saluti finali. A me non resta che ringraziarvi sempre per la cortese collaborazione, per il ringraziamento, perché state sempre sintonizzati su di noi ad ascoltarci, e noi cercheremo, io in primis, di fare del mio meglio, darvi le giuste informazioni. Quindi un saluto da Fabio Pezzotti, a sentirci alla prossima puntata. La pubblicità in rete è in forte espansione, approfittane, entra anche tu con Radio Stab, chiama il numero 340 7559 392. La pubblicità in rete è in forte espansione, approfittane, entra anche tu con Radio Stab, chiama il numero 340 7559 392. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stab, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stab, l'unica. La scelta vincente. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stab. Chiama il numero 340 7559 392. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stab, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stab, l'unica. La scelta vincente. La pubblicità in rete è in forte espansione. Approfittane. Entra anche tu con Radio Stab. Chiama il numero 340 7559 392.